Ho ordinato dalla Cina questa piccola cannetta di nome Adugesta, una cannetta da trautaria che porta dai 2 ai 6 grammi. Questo è il packaging iniziale di quando arriva la canna, la Adugesta 2-6 grammi. Ora andiamo ad aprirla e vediamo insieme com'è. Ok, adesso apriamola e vediamola nei suoi particolari. Questa canna può essere acquistata in 2 colorazioni, blu, come ho fatto io, e rossa. Ok ragazzi, questo è come arriva la canna e adesso ve la mostro nel dettaglio. Ecco ragazzi la canna con rifiniture in oro che sono veramente molto belle, prodotta dalla casa Sea Chaser. Canna 2-6 grammi, anche l'impugnatura è molto bella e anche le rifiniture sono fatte molto bene. Addirittura gli anelli sono rilegati in maniera maniacale. Si vede comunque è una canna fatta bene, che almeno fino ad adesso a estetica vale molto di più del prezzo che l'ho pagata, ovvero 17 euro. Ok. A questa canna veramente bella, ho deciso di aggiungere come mulinello un Sienna 1000. Ok ragazzi, questo è il mulinello, il Sienna 1000 della Shimano, che ho preso anch'esso spendendo abbastanza poco e appena meno di 30 euro, in circa 29,80, 29,90 comunque. Anche questo adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio. Ecco il mulinello, il Sienna 1000, su cui ho deciso di montare un nylon 016 colorazione rossa. Un mulinello davvero bello. Ecco qua, un mulinello che sta alla perfezione, non è né troppo grande né troppo piccolo, è un 1000. Quindi diciamo abbastanza perfetto per il trautaria. Andiamo adesso a parlare delle esche che utilizzeremo con questa canna. Le esche che utilizzeremo saranno gli spoon, appunto per la pesca trautaria. E anche di questi spoon ce ne sono di vari tipi. Ci sono dai colori più strambi, come per esempio questo o questo, quindi un arcobaleno e l'altro che diciamo cerca di imitare una trota, a comunque spoon più classici, per esempio questo tutto oro, o spoon che provano a imitare le colorazioni di comunque un piccolo pesciolino, oppure il crank tipo questo che mi è arrivato insieme alla canna, insieme alla Adugesta, un piccolo diciamo regalino dalla casa produttrice. Non ho fatto nient'altro che togliere le ancorette e metterci 2 ami singoli senza rubone. Dopo tutta questa introduzione andiamo però a vedere come si comporta in testa questa cannetta. Sono andato in un laghetto trautaria e ora vi lascio al video. Bella ragazzi!